Fala compagnero, qui Jim Lemon e bentornati sul mio canale. Oggi siamo in compagnia del nostro amico Corvo su Dark Side. Vaffanculo, lo sbagliamo già così. Fermo. Su Dishonored. Per caso ho toccato la maniglia allora. Del laboratorio di Galvana. Sì. Eravamo arrivati qui, io adesso. Allora devi lavarti. I ratti sono andato da un'altra parte. L'ha detto il dottore. Peccato, ci sono delle munizioni. Le vicere. Utili? Va bene. Credo di sì. Quindi devi lavare. Oggi finiamo Galvani, cioè andiamo a prendere il futurissimo rasto. Samina, che stupidaggine. Non si può. No, te l'ho detto. Lavale con alcol o aceto bianco. Dai ragazzi, andate nelle parole. Se no abbiamo ammazzo tutte e due e la finiamo qui. Ambrose dice che alleva i ratti per far pagare la peste. Che ignoranza. Ignoranza. Il dottore è un genio. Se qualcuno può salvare la città, quello è lui. Come ho detto in Darksiders 2, adesso finirò Galvani facendo le missioni di nonna Cencia. Dopodiché farò solo qualche missione e lo farò in due modi, in modo stealth e in modo non stealth. Nel modo stealth lascerò in vita gli obiettivi principali, così da farvi vedere anche il modo per non ucciderli. E nel modo non stealth invece li ammazzeremo, che forse è più godereccia come cosa. Ok, adesso qui c'è la tipa che se ne va, lui che va di là. Ok, allora questa qui gira un po', quindi adesso la mettiamo capo, adesso non ricerco niente, nel senso non esploro, perché intanto ho già fatto e voglio cavarmi subito questa mission. Guardate qua il nostro amico, questo come lo massacriamo. Sì, va benissimo. Ok, adesso vi faccio vedere allora. Ah, è vero, le chiavi del laboratorio. Lui ce l'ha? Vediamo se ce l'ha. Sì, lui ce l'ha, o se no ce l'ha anche la cameriera. Allora, come dovete fare qui? Naturalmente ci sono diverse opzioni. O prendete possesso di uno di un ratto, se avete la possessione, e entrate da questo cunicolo. O se no, il metodo più semplice è andare qui. Cosa ho visto? Vabbè. Andare qui e cercare un modo per aprirlo. Toh, libro sospetto. Oh, l'abbiamo aperta. Mamma mia. Questi libri sospetti mi ritornano alla mente con amnesia tutti i colpi che ho avuto quando dovevo aprire delle porte segrete. E tutti quegli stronzoni, quei bastardi che mi volevano uccidere. Ah. Ok, prendiamo le viscere del topo e andiamo a finire la missione per conto di nonna Cencia. Qua c'è qualcosa di interessante. Chiave del laboratorio. Vi dico, tanto non esploro perché ho già esplorato e andiamo avanti. Taglio un attimo e ci vediamo. Ok ragazzi, ci siamo, qui è molto semplice, facciamo questa strada, che è la strada più semplice per non farci beccare. Qua, tanto qui, va bene. Questo gioco è davvero bello, davvero, dategli una chance a tutti quanti perché non ve ne pentirete, ve lo dico io. Poi adesso devono uscire anche i DLC con nuove mappe e anche delle nuove campagne, quindi davvero sono molto utili. Adesso qui così se no crepo e poi giù. Non faccio subito il teletrasporto perché, come vedete, un po' consuma la barra di energia. Se lo fate subito non ve lo ripristina, invece se aspettate un attimo. Eccoci qua, adesso qui saremo dei lampi. Non ci faremo beccare, o almeno spero, perché non voglio mettermi a combattere. L'esercito di... L'esercito... Che sbarata quando si toccano le voci. Okay. Allora, andiamo. Merda, sei fortunato. Quando sei così bello, andiamo. Non serve la fortuna. Op. Ma se sembri uno scorpo. Io di poteri non ne ho sbloccati ancora tanti. Sto aspettando di prendere qualche. Senti, quando è che. Di prendere qualche. Come si chiama? Runa in più. Ok, lì c'è un filo, avete visto? Con attaccato un.
sottospecie di trappola. Ma noi faremo in modo di non farla scattare. E la cosa è abbastanza semplice. Non all'abbazia o nell'ufficio dell'alto sacerdote. Qua c'è una chiave. Ma in uno degli altri posti. La distilleria è molto utile. La prendiamo. Cosa c'abbiamo? La carne di balena. Merda, mi hanno visto. Qualcosa non mi quadra. Porca puttana. Merda, e adesso? E mo adesso cosa faccio? Se qualcuno mi rompe le palle. Vediamo se abbiamo un potere utile da poter usare. Ho la distorsione. Interessante. Prendiamola. Ok. Pronti per la distorsione. Molto utile. Adesso ce ne andiamo. Ehi, stronzo, tanto ti troviamo. Qualcuno mi chiede una mano, avete visto? È sparito, ti troverò, vedrai. Piccolo bastardo. Spero che non vengano in qua, perché sennò sono fregato. Sparpagliamoci. Là c'è uno, avete visto? Qua invece ne arriva uno. Porca puttana. È solo questione di tempo. Mi beccheranno. Spero di no, spero. Si è fermato. Grande cazzo. Grande cazzo. Questo che cazzo fa? Si gratta. Dai, muoviti. Va via. Io che non volevo farmi vedere da nessuno, invece. Ma ammanna. Io che non volevo farmi vedere da nessuno, invece sono stato subito beccato. Tranquilli, nei gameplay che farò cercherò di non farmi beccare. Ah, qui istruzioni per il distillato clandestino, avete visto? Ci dovrebbe essere un modo per fare delle cose. Comunque noi lo dobbiamo avvelenare. Oh, le mine taglienti, che belle. Molto 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 belle. Qua c'è una fiala che in qualche modo, vedete, la possiamo riempire. No, prima creiamo un LG per me. Adesso lo avveleniamo. Molto 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 bene. Ok, direi che qui abbiamo finito. Uop. Adesso tornerò indietro da Nonna Cencia. Vi risparmio il mio viaggio all'indietro. E ci vediamo lì da Nonna Cencia. Così siamo a posto. Ciao ciao ragazzi, a tra poco. Rieccoci ragazzi, sono uscito senza ammazzare nessuno. Cosa, non mi credete? Allora andatevi a fare. No dai, vi voglio bene. No no, vi dico subito che non ho ucciso nessuno. E adesso siamo da Nonna Cencia, che dobbiamo dire che la missione è andata per il meglio. E poi così siamo a posto. Nonna Cencia dove è andata? È qua. Via, fuori! No, stai zitto. Sapevo che non mi avresti delusa. Ora posso passeggiare tranquillamente sul litorale. Dio, che brutta. Non ho dimenticato il tuo regalino. È al piano di sopra, tesoro. Grazie. Ma è un po' inquietante che, come mi chiami. Quindi secondo me potresti... Io adesso ti chiudo lì dentro. Non andrà più via. Mai, mai, mai. Merda, riesci a aprire le porte. Bene, vabbè, ok. Bene, eccoci qui. Alla runa! 3 su 7 rune trovate. Bene. Cercate sempre di prendere tutte le rune, ragazzi, perché sono davvero molto utili per potenziarvi. Ok, io direi che abbiamo finito, un episodio abbastanza corto, ma dal prossimo vi farò vedere, come vi ho detto, le missioni, in modo di compierle sia in stealth che in uccisioni. Bene, ragazzi, questo è tutto da Jim Lemon. Iscrivetevi e commentatevi. Send us food, not bullets. Infatti. E io aggiungo, fate l'amore, non fate la guerra. E bene, alla prossima ragazzi, ciao ciao!